Buonasera, Sarocco di Capodimonte, prima giornata, il Mundialito, sesta edizione, Baku batte Torpedo Chaugos 9-1, migliore in campo Gerardo Alfano, consegniamo la medaglia e siamo qui con il capitano anche del Torpedo, Francesco Pasquariello. Stasera mi trovo tra due giganti, mi devo un po' abbassate voi, fai qualcosa in terra. Francesco, esordio del Mundialito per voi. Sì. Avete iniziato bene, avete tenuto testa ai vice campioni, poi dopo nella ripresa soprattutto loro hanno avuto la meglio anche per una forma fisica. Sì. Innanzitutto voglio fare prima di tutto i complimenti agli avversari, sapevamo che erano forti, i finalisti della scorsa edizione e ce ne siamo accorti subito in campo. Voglio fare i complimenti ai miei compagni di squadra. Siamo comunque una squadra che si è formata poco, è la prima volta che partecipiamo a un torneo, quindi sono contento dell'atteggiamento, non abbiamo mollato, abbiamo perso, non sono contento di aver perso, però sono contento dell'atteggiamento dei miei compagni. Certo, la condizione fisica ci ha molto penalizzato, oltre al tasso tecnico sicuramente diverso. Penso che ci toccherà qualche ventina di chilometri di corsa tra le montagne russe per recuperare le energie. Bisogna migliorare soprattutto lì. Soprattutto lì, dobbiamo allenarci per tenere fisicamente. Il torneo si sa com'è, è corsa, fiato, non mollare mai un centimetro. Però sì. No, le squadre avversarie giocano fino alla fine. Assolutamente. Fino all'ultimo secondo può cambiare. Assolutamente. Tanti complimenti comunque agli avversari, hanno giocato veramente bene. Si vede che sono una squadra affiatata, che giocano bene insieme, sì. Senti. Vabbè, il torneo è lungo, c'è ancora, come ti abbiamo detto, la salvezza la possiamo raggiungere quest'anno. Pensi che a parte la forma fisica c'è bisogno di qualche rinforzo, di qualche altra cosa? O va bene? Abbiamo anche altri ragazzi che questa sera non sono venuti per motivi di numero, ovviamente più di 7 non possiamo essere, però sono contento della squadra che abbiamo, non la cambierei mai per niente al mondo. Vabbè, vuoi fare un saluto particolare a qualcuno? No, saluto tutti i nostri amici che spero che ci seguiranno in questa avventura. Cercheremo di vincere anche per voi. Complimenti, Francesco, alla prossima. Complimenti, ciao. Gerardo, partita abbastanza facile però dalla seconda metà del primo tempo. All'inizio forse un approccio un po' così, a voi dovevate entrare in partita, loro hanno messo subito quinta e orgoglio all'inizio, poi dopo il tasso tecnico superiore ha fatto così. No, mi volevo riallacciare all'ultima cosa che hai detto, che la caratteristica di questo torneo è comunque le squadre giocano fino alla fine. Non a caso le partite vinte sono là che gli ultimi 5-10 minuti, cioè si gioca fino alla fine. Però non posso dire lo stesso di noi, cioè noi ci giochiamo bene, ci giochiamo con tutto, però questo manchiamo di costanza e continuità, sia in mezzo al campo che poi durante il torneo dovremmo avere sempre quella mentalità, quella cattiveria che dall'inizio alla fine. Questa partita, come hai detto tu, è stata facile perché comunque abbiamo dato una squadra nuova che si è vista la differenza. Alla fine ha contato molto la differenza di gioco, per più che altro più per un tasso tecnico, per un tasso di feeling tra i giocatori, la confidenza col campo. Noi ormai siamo veterani, quindi questo è andato a nostro favore. Però ovviamente abbiamo ancora molto da migliorare all'inizio, siamo contenti per la vittoria, però c'è ancora da migliorare sia dal punto di vista atletico che di testa, diciamo, ci può essere di più. Senti, vabbè, siamo all'inizio del torneo, non voglio assolutamente domandare l'obiettivo, che già sappiamo qual è, però ti voglio dire che dopo anni, tante partite, sempre la stessa squadra, come hai detto, sì. Tu siete affiatati. Ci vediamo su quello. Però c'è bisogno di un rinforzo, soprattutto sì. Adesso in inverno con febbre, esatto. Piogge, roba. Esatto, più diciamo, le squadre che magari hanno degli 11 buoni e non hanno una panchina sì. Buona, questo è il problema. E per quanto possiamo essere affidabili e possiamo essere amici che ci conosciamo, comunque capita il giorno di un impegno, sì, un metodo, un periodo che può giocare con la salute, quindi se vogliamo avere una costanza, se vogliamo avere un obiettivo comunque buono, ci deve essere rinforzi, dico almeno un elemento in più. Quindi un paio, ma almeno un elemento. Il presidente Fusaro deve proprio mano a portafoglio. Ce l'aveva promesso alla fine della scorsa edizione, almeno uno lì davanti fisso per poi giocarci attorno e avere comunque più fiato per la partita. Vabbè, già fare una dedica speciale a la dedica, non so se lo sapete, il compleanno del capitano e del presidente, quindi la dedica va a lui e alla mia ragazza che voleva venire a vedere ma è stata a casa. Ok, tanti auguri anche da parte di nostro Marco Fusaro, complimenti Gerardo, alla prossima, ciao ragazzi.